Buongiorno a tutti. Procrastina oggi, procrastina domani. Ora mi tocca fare il lavoro. Praticamente qua è il punto di giunzione delle due tubazioni dell'acqua che esterna, diciamo, per il momento è ancora solo esterna. Quando ho messo il raccordo T, ho tagliato il tubo un po' troppo corto e di conseguenza tira, alla fine, passandoci sopra con i piedi, continuava ad avere delle perdite. Ultimamente c'era un sibilo molto forte, quindi era diventato veramente anche fastidioso. Quindi adesso mi tocca fare il lavoro, quindi sostituirò la tubazione a T, metterò dei raccordi per allungare un po' il tubo e sistemerò questo problemino stupido. Ok, alla fine me la sono cavata senza sostituire la tubazione, senza dissotterrarla, semplicemente mettendo un raccordo. Dovrebbe andare bene adesso, perdite non ce n'è. Però sapete che vi dico, già che sono in ballo con i tubi, siccome la sorgente, la fontanella, lì non mi piace perché è poco pratica, adesso che ho creato questo spazio qui davanti starebbe molto bene qui nell'angolino, in previsione magari anche in futuro di mettere una piccola vaschettina. E avendo a disposizione questo pezzo di tubo che dovrebbe essere sufficiente per arrivare lì, quasi quasi ne approfitto per fare il lavoro.
Ok, ho finito il collegamento, non vedo nessuna perdita, quindi adesso interro di nuovo il tubo. E finisco di sistemare il muretto a secco che ho dovuto smantellare parzialmente. Ora creerò anche una specie di rudimentale pozzetto per evitare, insomma, di dover sotterrare tutto in caso di ulteriore perdite. Una cosa molto molto semplice, ovviamente. Adesso tutta una serie di spessoramenti sotto e via.
Devo dire che non era mia intenzione fare questo lavoro adesso, ma pensavo di farlo piuttosto in estate. Però già che ero dietro a cambiare i raccordi, perché era necessario farlo, così ho trovato l'ispirazione e l'ho spostata qua. Personalmente la preferisco molto di più in questa posizione, la sorgente, sicuramente più godibile e anche più bella esteticamente. Avevo intenzione poi magari ideare una piccola vasca da mettere sotto e magari due panchine in legno per il focolare qui, in modo da poter godere di questo piccolo spazio che ho creato quest'anno. Allora, la cosa che ci tenevo a mostrarvi e condividere con voi oggi è l'acquisto di questo strumento, che dopo difficoltose ricerche in svariate lingue, compreso l'aramaico, perché non sapevo veramente come trovare questo accessorio, perché in Italia penso che sia praticamente introvabile, sono riuscito a trovare in un negozio tedesco. È un tagliatenoni praticamente. A cosa serve? Per realizzare per l'appunto dei tenoni, accoppiamento mortaia tenone, è uno degli accoppiamenti primitivi, primordiali, più semplici e più utilizzati in falegnameria. In questo caso serve per realizzare dei tenoni tondi, quindi quegli accoppiamenti che avete già visto in alcuni dei miei video in cui ho realizzato mobiletto, panchinette con tondo maschio e femmina, accoppiamenti in questo modo, teoricamente dovrei riuscire a realizzarli con questo attrezzo. Tra l'altro anche abbastanza caro, perché è costato, non ricordo esattamente, ma comunque è una roba tipo 150 euro, qualcosa del genere, solo per questo. Questo permetterebbe per l'appunto di realizzare tenoni in modo molto più veloce rispetto a farli a mano, come ho sempre fatto finora, e di conseguenza mi aprirebbe tutta una serie di possibilità di costruire questi mobiletti rustici che ho fatto fino ad oggi e che a me piacciono molto, utilizzando la legna del bosco, quindi non utilizzando legna di segheria, quindi creando cose veramente molto rustiche, molto molto rustiche, molto imprecise, anche un pochino così, no? Come piacciono a me in questo contesto, utilizzando sempre solo materiali recuperati nel bosco. Proviamo a fare il primo taglio e vediamo cosa succede. Allora, mi sembra che sia uscito molto bene. Primo taglio, adesso ne faccio un altro, vediamo su un tronco un po' più grosso. Allora, qua dipende anche dalla potenza del nostro trapano. Sto avendo un po' di difficoltà su questo diametro. Ok, proviamo su un diametro più simile al primo per avere conferma che effettivamente è una questione di diametro. Allora, dai primi test posso dire che funziona molto bene. Guardate, su questo tronco per esempio è andato molto bene perché era del diametro corretto. Qua ho dovuto accompagnare la lavorazione
e utilizzando un'accetta per sgrossare su tronchi grossi si inchioda, ma perché il mio trapano evidentemente non ha potenza a sufficienza per fare questo genere di lavori. Adesso vedrò un pochino cosa fare, se prendere un trapano più potente o se semplicemente cercare tronchi di diametro come questo che si lavorano abbastanza facilmente. Poi un tronco di questo diametro è perfetto per realizzare una gamba di una panchina o di un mobiletto, quindi semplicemente si tratta anche di trovare il materiale giusto. Ora farò un po' di tentativi, un po' di prove di vario tipo e vediamo un pochino cosa riesco a realizzare. Ho intenzione di realizzare una cosa semplicissima, una specie di scaffale da mettere all'interno da utilizzare come legnaia interna, come portalegna quindi. In genere in questi lavori la parte più lunga è quella del pelare i tronchi e soprattutto a mano realizzare i tenoni. Con questo attrezzo dovrei quasi dimezzare le tempistiche. Vediamo. Come avrete potuto notare dall'ultima inquadratura, c'è qualcosa che non quadra. Purtroppo il venditore di questo utensile tanto difficile da trovare mi ha mandato due misure differenti quando io avevo ordinato tutte e due, sia il tenone che la punta perforare per fare la mortasa, a un pollice e tre quarti.
Lui mi ha mandato il tenone da 2 pollici e la punta da 1 pollice e 3 quarti. Quindi siamo fermi. Peccato. Vabbè, in ogni caso mi porterò avanti con la lavorazione, continuerò a fare tutti fuori, a predisporre tutto in attesa che avvenga la sostituzione di uno dei 2 pezzi, così almeno dovrò solo ripassare i particolari senza rifar tutto da capo, ecco. Salutiamo! Prego, venga, disgrazia! Venga. Vetro rotto! Che cazzo è? Mi porti i vetri rotti? Ah, ho fatto male! Solo un vetro solo? Sì. Si è rotto solo uno, dai. Ma qui davanti, ma dai, guarda che botta che ho preso, mi è complicato il problema. Ma scusa Marco, ma come hai fatto? C'è una pietra, ho messo il piede, la pietra ha fatto arrotolato, si è spostata, capito? Io mi sono spostato praticamente... Vedi praticamente cosa stavo facendo? Stavo facendo questa specie di scappalatura per la legna da mettere dentro, quindi metti questi 2, così con, diciamo, 2 pezzi qua che fanno struttura e 2... Così, una scaffalatura proprio semplice. Stavo notando un po'. Senza troppi fronzoli. Lavoro ad incastro, diciamo, no? E ho fatto con questo attrezzo che ho ordinato per fare il tenone, questo qua. Quindi tu con questo, se agevolato, ci metti 1/4 del tempo. Esatto. E fai gli accoppiamenti precisissimi. Precisi. Solo che il genio che mi ha mandato sta roba, il genio del tenone, mi ha mandato questo da 2 pollici e la punta da 1 e 3 quarti, e quindi non posso fare gli accoppiamenti. Tac, ci deve essere sempre l'imprevisto. Tac, e quindi tenone, niente. Quindi niente. La prossima volta preparo tutti i materiali, mi porto avanti, faccio tutto. Olio di gomito, carta vetrata e rifilisci. No, 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 effettivamente è un bel lavoro. Perché no, ormai che sono dietro a farlo, non ha senso che mi metto a farlo a mano. Cioè, volevo provarlo proprio. Per dire che il sistema comunque è efficace. Sì, potrei farlo a mano, mi metto come ho sempre fatto, però ho comprato l'attrezzo opposto.
Questa sera cucino la trippa, non la faccio mai, è una cosa che ogni tanto mi piace. Cercherò di farla bella stretta, trippa con fagioli oltretutto, quindi adesso metto un po' di olio, bello abbondante perché è un piatto, insomma, non è proprio un piatto dietetico. Poi soffritto di cipolle, carote, aglio. Ci metto la trippa. Avevo aggiunto anche un po' di peperoncino perché a me piace la piccante. Adesso un pochino di brodo. Poi metto il concentrato, non metto la passata. Ho preso questo libricino dal titolo molto allegro, Tragedie di Valgrande di Beppe Codini. Ma l'ho preso più che altro per curiosità, perché la Valgrande e le montagne in generale spesso riportano alcune targhette in memoria di qualche escursionista che purtroppo ha perso la vita lungo il sentiero, e questo è una serie di eventi, di episodi per l'appunto tragici che sono successi in Valgrande. Ero curioso di avere un pochino un resoconto, perché si tratta di parecchi incidenti e si parte dagli anni 80 fino ad arrivare ai tempi più recenti. Negli anni 80, quando la Valgrande era ancora veramente un posto per pochi, senza bivacchi, un posto molto selvaggio, molto più selvaggio di quanto non lo sia ora.
un bel aspetto. Salute. Top, fantastica. Questo video è tutto, ma prima di lasciarci volevo farvi vedere un pochino, farvi conoscere le mie api invernali. Adesso andremo a fare un rapido check per vedere che le api abbiano delle scorte. Oggi la giornata è abbastanza calda, quindi si può fare questa operazione. Vi voglio mostrare come si dispongono le api durante il periodo invernale. Ecco, vedete come sono tutte raggruppate? In questo momento stanno mangiando il candito che lascio come scorta. Praticamente queste sono api invernali, quindi sono api che vivranno più a lungo rispetto a quelle estive per un semplice motivo. Eseguono meno operazioni, volano meno, non bottinano o bottinano molto meno e quindi sono destinate a campare più o meno per tutto l'inverno. Stanno tutte raggruppate in questo modo per scaldarsi, un po' come fanno i pinguini, quindi fanno questo glomere, vedete? Hanno proprio una sfera e stanno tutte lì raggruppate per scaldarsi. Per questo video è tutto ragazzi, un saluto da me e dalle mie pette, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettete un like e lasciatemi un commento, ci vediamo alla prossima, ciao da Luca.